Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Allora, oggi sono gasata come una molla. Infatti, in questi giorni, in questo periodo, ho comprato un sacco di roba su Amazon. E quando dico un sacco, intendo un sacco. Amazon è tipo una droga. Continui a spulciare i consigliati dei consigliati dei consigliati degli altri utenti che hanno comprato. E tu compri, compri in un circolo senza fine. Ma ciò ti porta anche a scoprire delle chicche. E oggi ve le mostro. Alcuni prodotti li ho già provati, sono top. Altri li proverò. Ma vi dico perché li ho comprati e perché mi ha incuriosito quel marchio, quel prodotto. Partiamo dagli accessori, da due accessori. Il primo, per me è bellissimo, ve lo giuro. È la borsetta che ho comprato per andare al mare, ok? Sapete quando tipo vuoi una roba piccola che ci stiano cellulare, soldi, qualcos'altro, ma che sia estiva? Vabbè, la tiro breve. Guardate che bella la tracolla, super colorata. Vedete, va sia a tracolla che a spalla, è tipo, ha anche lei i tacchetti per quando l'appoggiate ed è in paglia con le nappine. No, vabbè, cioè, l'adoro tantissimo. E quando apriamo la cerniera, internamente, vedete, è comunque rivestita. È bellissima, è veramente bellissima. E quindi questa è la prima cosa che ho comprato. La seconda è una sorta di pochette da viaggio. Geniale! Cioè, quando l'ho visto ho detto, geniale! Allora, hai, dunque. L'ho scelta in verde Tiffany. Vedete, è tipo un sacchetto completamente impermeabile. Se io giro i bordi, cosa contiene all'interno? Contiene una pochettina che si attacca tramite un bottone e che potete staccarla, un piccolo case di plastica che non utilizzerò mai. E internamente cosa abbiamo? Abbiamo tutti gli elastici per fermare i cosmetici da un lato e dall'altro lato le retine per altri cosmetici o per i pennelli da trucco, in modo che noi infiliamo il tutto sia al centro che le cose che devono stare ferme nei bordi. Tiriamo la corda, così chiudiamo del tutto il beauty ed è completamente impermeabile. È geniale o no? E il fatto che ci siano anche delle piccole pochettine in più, ora, sta qua, loro la fanno vedere per tipo se vuoi metterci dei pennelli, ma finisce nell'immondizia. Ma questa qua è carinissima, è che tra l'altro si attacca appunto col bottone al rialzino che c'è qua. E quindi l'ho comprata subito, la porto con me al mare, secondo me è geniale. Bene, poi. Allora, voi sapete la mia fissa per quanto riguarda i capelli di oggi. Sono uscita dalla doccia e questo è quanto. Comunque, voi sapete la mia fissa per tutti i tools, anti-aging, massaggio facciale, eccetera, sia elettronici che sono molto più costosi, sia meccanici. Ne ho tantissimi, sto lavorando a un video tutto dedicato ai beauty tools, ma ci vuole una vita, perché non solo devo comprarli, ma devo testarli per capire se danno o meno risultati. Ma una cosa che ha sempre interessato è il rullo che gira a 360 gradi ad unità. Qual è il problema? Quelli che trovavi in giro erano giganteschi, perché sono sempre a viso e corpo, per cui facevi così e avevi due palle così, cioè tipo. Detta così non suona bene per niente, due biglie gigantesche per fare anche braccia, addome, eccetera, ma io ne volevo uno per il viso, fino a quando ho trovato il 3D Massager. Allora, lasciamo stare la cavolata che dice che questo coso si carica col sole perché non è vero, è un pezzo di plastica, ma chi se ne frega, si carica col sole, non serve a niente, non è mica elettronico. Ma vedete la dimensione? Entrambe le biglie ruotano completamente in tutte e due le direzioni. E cosa serve? Ve lo faccio vedere. Fa un massaggio che non soltanto stimola la microcircolazione, ma è super drenante per i tessuti sottocute, quindi ossigena la cute, vedete una pelle più tonica, più luminosa e. Vedete, andate proprio a stimolare i contorni, tutti i contorni li lavora benissimo, benissimo. Sentite proprio che vi prende in mezzo la pelle. Idem tutto lo zigomatico e il perioculare e anche il sollevamento dell'arcata ciliare. Cioè, è fighissimo. Lo sto usando da quando l'ho comprato e devo dire, e non avrei mai creduto, lui lavorate 5 minuti, più o meno 5-6 minuti, 3 minuti per lato. Fa a volte di più di alcuni tool meccanici che ho comprato, manuali, che costano molto, molto, molto più di questo. Bene, poi cercavo un set di pennelli da viaggio, perché io mi sono composta un mega set di pennelli, con tanti pennelli piccoli, ma è gigante, eccetera. Quando vado al mare mi trucco pochissimo, mi bastavano due robe, no? Io adoro i pennelli di EcoTools, ho trovato questo kittino e ho detto lo compro, lo abbino al kit che ho già di Sigma, di mini size e parto solo con queste, di mini pennelli.
Se EcoTools ovviamente è un brand eco, ma ha una setola morbidissima, una grande qualità di pennello. E guardate che bello il set. Allora abbiamo all'interno il multitasking blush, che in realtà si può usare sia per il blush che per la cipria che per la terra, pennello viso. Poi abbiamo il complexion blending, che si usa sia per il fondotinta che per il contouring, morbidi, belle setole tagliate bene. Poi abbiamo l'angle liner, che si usa sia per le sopracciglia che per l'eyeliner che per sfumare le matite. E poi abbiamo il micro crease, che si usa sia per sfumare l'ombretto nella piega, qua all'angolo interno, per fare delle sfumature di precisione. È un set, secondo me, carinissimo, ma non lo soltanto per andare al mare. Anche durante l'anno, a tenere in borsetta per i ritocchi, se dobbiamo andare fuori a cena direttamente dall'ufficio, dalla sede di lavoro. Top! E quindi l'ho comprato. Poi. Allora, adesso voi mi direte: Giulia, ti serviva l'ennesima beauty sponge? No, non mi serviva, anche perché ho Emax Design nel cuore, ma se Real Techniques mi fa le sponge con i glitter, posso non comprarle? No, non posso. È uscita nel colore Peach, Plum e Berry, for, no, Peach Berry e Rose, boh, non so. Comunque io ho comprato, se non sbaglio, la Peach, non c'è scritto, quindi non me lo ricordo. Comunque, vabbè. E ha una trama che sembra leggermente più porosa delle solite sponge di Real Techniques e ha tutti i micro glitter. No, vabbè, dai. Dab Bounce and Blend. No, cioè, dai. La collezione si chiama Sugar Crush. Vabbè, cioè, l'ho portata a casa, basta, tagliamo la corta, è troppo bella. Come ho portato a casa? Allora, non so chi di voi segue Chloe Morello. Chloe Morello è una YouTuber incredibile, se non sbaglio australiana. Favolosa, favolosa, favolosa. E lei non ho capito se è comproprietaria di questo marchio o se è il suo marchio, ma io ho visto le foto di due founder donne, se non sbaglio, quindi lei ha una quota societaria del marchio, nonché è il volto immagine. Sto parlando di Face Halo. Face Halo sono questi dischi struccanti, questi panni riutilizzabili, tra l'altro in un concept ecologico, quindi di non avere il consumo di salviette struccanti, detergenti, dischetti di cotone, eccetera. E li fa, si chiamano The Modern Makeup Remover, non tossici, riusabili e riciclabili. Lei ha fatto dei video sul suo canale dove veramente sembra che col Face Halo ti togli tutto. Poi lei lo usa anche per pulire il trucco. Ci sono dei video sul suo canale apposta. Esistono in due versioni, i bianchi e la versione pro, che in teoria è quella dedicata ai makeup artist. Sono tutti neri, quindi si sporcano di più, si usano di più. Io ho scelto di comprare la versione pro, ce ne sono tre all'interno. E dopo aver visto i suoi video e quello che sembra faccia nei Face Halo, non vedo l'ora di provarli. Poi, lo so che questa è una cosa assolutamente. Vi sembrerà inutile, però dopo che la provate non è più inutile. Allora, questo marchio, se non sbaglio, è coreano, no, giapponese, ed è DHC. È un marchio giapponese di skincare e a parte la skincare è molto famoso per l'olio detergente che fanno e per la polvere detergente, loro fanno i silky cotton. Sono 80 pad in cotone 100% effetto seta. Ora, ve ne mostro uno perché non li voglio sprecare. Sono cuciti, non perdono un pelo neanche a pagarlo, proprio il tipo di trama, e sono setosi come la seta, praticamente. Se provate a rimuovere il trucco, a fare gli impacchi di tonico o a struccare gli occhi con questi, vi garantisco che fate molta fatica, parlo per esperienza, a tornare al classico dischetto di cotone. È proprio un'altra vita. E tra l'altro ne consumo decisamente meno del classico cotton pad. Se avete la pelle sensibile, se avete gli occhi delicati, dovete provarli. Per quanto mi riguarda, provateli. Vi durano un'eternità perché ce ne sono 80 e infatti questo lo rimetto giù e mi fanno impazzire. Fantastici. Poi ho un sacco di cose da mostrarvi. Ovviamente non le ho comprate tutte in un giorno, sono spalmate in un periodo, però ve le ho messe insieme. Questo prodotto lo avete già visto nel video dei solari. Se non avete visto il video dei solari, male! Perché non ci sono solo i solari, ma un sacco di chicche per l'estate, ve lo lascio qua nelle schede. Ed è questo marchio olandese che si chiama Byron Bay Australia, che fa questi solari stupendi con tutti i braccialettini. E questo qua è l'olio SPF abbronzante SPF 6, quindi quello bassissimo, abbronzante per il mio fidanzato, tutta linea profuma di cocco. Nella linea ho trovato un prodotto curiosissimo, non ve l'ho mostrato nel video dei solari perché mi è arrivato oggi, ed è il Lyre and Scalp Sun Spray non greasy, quindi non grasso. È un SPF 20 che fa capelli e scalpo e protegge dai raggi UVA e UVB ed è
super water resistant, quindi molto resistente all'acqua. E c'è scritto praticamente che protegge i capelli anche il colore e non è per nulla grasso e che dona un tocco setoso ai capelli. In più profumo di cocco. Bene, bene. Ah no, ho dimenticato una chicca. Una chicca. Una chicca che ho trovato su Amazon. È una novità. Racchiude tutte le novità Beauty Blender, tranne il fondo e i primer, intendo. Ma tutto mini, cioè questo kit è da comprare, anche perché lo potete portare via con voi in estate. Si chiama Glow All Night Flawless Face Kit. Allora, contiene il Redew, quindi il nuovo setting spray e primer spray di Beauty Blender, ve l'ho già ampiamente recensito, e lo contiene da 15 ml, quindi è piuttosto grossino. Poi contiene una Beauty Blender Original, quindi la classica rosa, e il nuovo Power Pocket Puff. Io non vi ho ancora parlato di questo prodotto, ma l'ho comprato da un po'. È una sorta, il vecchio Puff, ok, per la cipria, ha due estremità. Come riesce a settare il contorno occhi e arrivare agli angoli del naso? È favoloso il Puff di Beauty Blender, stupendo, ce l'avevo già. Però, c'è praticamente al prezzo de la Beauty Blender e un pezzettino di puff, avete tutto. Geniale, bellissimo questo beauty kit. Poi, questo è uno sfizio. Questo è uno sfizio. Allora, voi dovete sapere che io ho una vena artistica. No, scherzi a parte, però mi scrivo tutto. Ho 1000 appunti per i video che voglio fare, per i progetti di lavoro, per un sacco di cose. A me piace ancora scrivere su carta. Bene, ho trovato un block notes, praticamente, un quaderno che doveva essere mio. Cioè, professional 100% original makeup artist of passion and vocation. È fatto così con le righe, vedete? Ci potete scrivere quello che vi pare, ma se siete makeup artist, se avete un'amica makeup artist, un'amica o un amico che studia da makeup artist o che sogna o che si sente makeup artist, cioè, dai, è bellissimo. Ed è anche soft touch. Poi, allora, andiamo per ordine perché adesso arriviamo alla cosmesi e di cosmesi ne vedremo delle belle. Numero 1, prodotto probabilmente da voi super conosciuto, io arrivo tardi, ma mi ha cambiato i capelli. Sto parlando di Olaplex, il trattamento Olaplex lo faccio dalla mia parrucchiera, ma sapete che il numero 3, il prodotto numero 3 è il mantenimento a casa. E io da che uso il mantenimento a casa, anche quando non faccio Olaplex dalla parrucchiera, cioè i capelli ti cambiano da così a così. È un impacco pre-shampoo. Io pensavo fossero pochissimi 100 ml, in realtà per nulla, perché è l'unico impacco che ho provato nella mia vita che si mette sui capelli umidi pre-shampoo, che man mano che è su, voi toccate i capelli e li sentite effettivamente condizionati. Sentite proprio l'azione di Olaplex anche al tatto, al volume, l'ho usato anche oggi, e i capelli sono di seta, cioè è fantastico Olaplex. E tra l'altro su Amazon lo trovate veramente a un prezzo competitivo rispetto al prezzo, ad esempio, dal mio parrucchiere. Fantastico, fantastico, consigliatissimo. Bene, poi uno sfizio per l'estate. Allora, a parte l'anguria di cui sono in fissa quest'anno e lo sapete, qual è un classico dell'estate che io adoro? Il Monoi. Tiare Monoi, cioè, adoro. Bene. The Body Shop ha una linea che si chiama Spa of the World, che è la loro linea ispirata alle spa e a livello, secondo me, sensoriale e texture è la più bella linea corpo che hanno. Bene, questo qua è il Polynesian Monoi Radiance Oil. È un olio appunto al Monoi, capelli e corpo. Sono 170 ml. Il boccetto è bellissimo, ma in realtà è plastica, anche se sembra vetro, non lo è. E ha un profumo che però non è stucchevole. Non sono quei profumi fastidiosi tipo cocco finto. È un profumo di Monoi da spa. E tra l'altro ho controllato l'inci, anche molto bello, molto ricco. Un bel prodotto, veramente un bel prodotto, a livello proprio anche di come lascia la pelle, la lascia luminosissima ed è molto bello anche sui capelli, li lascia molto luminosi. Poi, questo, allora, io vi consiglio fermamente di stoppare il mio video, pensavo ci fossero le campane, e correre a comprare questo prodotto e poi ritornare al mio video. Se vi piacciono i balsami struccanti, io sono una fan del Take the Day Off, ne avrò provati 50, io amo quelli idrosolubili, non amo quelli che mi fanno la patinona sulla faccia che poi devi passarci 1 chilo di detergente schiumogeno per toglierle. No, no. Bene. Ho scoperto questo marchio su Amazon che si chiama Farm to Fresh. Farm to Fresh, giusto? Sì. Farm
Farm to Fresh, bene. È un brand naturale ed è di, l'avevo letto, cos'era? Tedesco? Oddio, non mi ricordo più. No, spagnolo, scusatemi, spagnolo. Questo si chiama Deep Cleansing Balm. Come vedete, è a base di miele. Questo contiene infatti miele, avena e calendula. È strucca, idrata, è un dermoprotettivo, pulisce in profondità. È senza solfati, parabeni, siliconi, 95% d'origine naturale e 22% di origine biologico. È un tubo, secondo me, bellissimo, è veramente bello, col tappo in legno, vedete? Ma è il balsamo più morbido, più setoso sul viso, ma non pesante, e che mi lascia la pelle più bella che abbia mai provato. E costa la metà dei classici balsami struccanti che io uso, e tra l'altro sono 100 ml, che per un balsamo struccante sono veramente tanti. Lo massaggio sul viso, strucca qualsiasi cosa, a contatto con l'acqua diventa un latte morbido, si sciacqua e la pelle è bellissima. Quindi viva Amazon, che mi fa scoprire in realtà da tutta Europa e da tutto il mondo, e infatti adesso ne vedrete delle altre in giro per il mondo. Poi ho scoperto questo marchio che mi ha incuriosita tantissimo, si chiama Groom. È un marchio di Manchester che vende i prodotti o singoli o a kit, con tutti questi packaging essenziali. Vi ricordo che mi ricorda tantissimo, vi giuro che mi ricorda tantissimo IKEA, cioè mi sa tanto di IKEA, non so se anche a voi vi fa IKEA. Comunque, ho comprato il kit che contiene tutti e tre i prodotti viso. Considerate che tutti e tre i prodotti viso costano tipo 20 euro. Ho comprato. Allora, innanzitutto, è dermatologicamente testato, made in UK, ovviamente non testato su animali, e tutti i prodotti sono senza EDTA, parabeni, solfati, SLS, fragranze artificiali e coloranti artificiali. Ho preso l'exfoliating face wash, questo contiene arancio, eucalipto e... traduzione? Aiuto? Aiuto? Amamelis? Scusatemi. Poi c'è il facial tonic che ho già provato e profuma un sacco di spa, e ci sento anche del rosmarino, ma non capisco se c'è dentro effettivamente il rosmarino, ma io ce lo sento. Ah sì, c'è il rosmarino, ecco perché ce lo sento. Il tonico contiene aloe, amamelis, pantenolo, arancio, rosmarino, camomilla, limone, pappa reale, molto carino, 50 ml. E poi c'è il Daily Moisturizer, che non ho assolutamente ancora provato, ma che segue sempre questa linea. Quindi rosmarino, camomilla, salvia, niacinamide, tè, mela, cipresso. È un marchio interessante, ha un prezzo veramente interessante e vi permette di fare tutta una skincare con 20 euro. Alla quale potreste abbinare queste due cose che ho scoperto. Vi ricordate quando vi ho parlato del primer di Lunar Beauty, o Lunar, il marchio? È un primer naturale che a me è piaciuto molto nella versione low cost. Avevano anche un paio di prodotti di skincare, ammetto che non mi ispiravano. Sono usciti con una novità. E meno male che l'ho comprata, perché da volare via. Se avete le occhiaie, se avete le occhiaie e comunque scuro intorno agli occhi, provate questo prodotto, perché a me è lasciata a bocca aperta. Si chiama appunto Lunar Brightening Under Eye Serum. Questo è un siero contorno occhi brightening, illuminante. Ve lo faccio vedere. Questo lo sto già usando da un po'. A parte che è carinissimo e ha la biglia, vedete? Ok, dunque. Questo è anti-aging, anti-rughe, tightening, effetto lifting e riduce dark circle and eye bag, quindi borse e occhiaie. Dunque, questo contiene cucumber, tè verde, pomegranate, quindi melograno. Poi contiene lattobacilli fermentati filtrati. Non ci vedo, ragazzi. Honeysuckle, collagene, caffeina. Lonicera japonica, sodio levulinate, radish rust ferment filtrate, e contiene anche me, praticamente, me in formula. Dunque, contiene ricco di probiotici, tè verde, appunto, caffeina e melograno, contiene un brevetto Natural Technology creato per aiutare a trattare i segni visibili di invecchiamento. Le rughe, appunto, l'occhiaia e le borse, sto traducendo dall'inglese. Aiuta il metabolismo cellulare e mantiene la
l'idratazione perché ha una Yacht Full Radiance. Allora, è impressionante perché fate la prova come ho fatto io, cioè lo mettete prima, è un siero, quindi prima del vostro contorno occhi, su un occhio sì e su uno no, lo tamponate bene e aspettate 5 minuti, poi vi guardate e ho detto tutto. Bene, poi questo prodotto l'ho comprato solo per quante recensioni positive ho trovato in giro, non parlo di Amazon, in giro in generale. Il marchio è Cos de Bha, Cosmetique de Baja. È un marchio coreano e questo è un loro siero. Cioè, tipo, ne parlano come se fosse il sacro graal dei sieri coreani. E si chiama MA Peptide Serum. Quindi è un siero peptidico. Quindi stiamo parlando di rughe e cedimenti strutturali. Quindi anti-aging. Contiene il Matrixil 3000 e l'argireline, che sono due peptidi famosissimi, e contiene poi acido ialuronico e adenosine. Vi spiega poi i peptidi, che sono dei trademark, quindi il Matrixil 3000 è basato sulla Matrixin Technology, l'argireline ha un effetto simile alla tossina botulinica, l'acido ialuronico ovviamente aumenta la capacità delle nostre cellule di trattenere acqua fino a 1000 volte il loro peso. E poi le adenosine sono derivate del grano e aiutano con un effetto soothing e skin restoring, eccetera. Allora, io questo non l'ho ancora aperto perché mi ci vorrebbero 100 facce per finire tutta la skincare che compro, però io sono molto metodica, ho un'agenda, mi do dei tempi, eccetera, e dopo un po' ovviamente le regalo, alcune cose le finisco, quelle che non vanno bene per me le regalo, eccetera. Comunque, bando alle ciance, questo è il prodotto, sono 30 ml e non vedo l'ora di provarlo, punto, cioè non vedo l'ora, anche perché veramente ho visto delle recensioni incredibili su questo prodotto e visto il prezzo me lo sono permessa, anche perché non è per nulla costoso. Di tutte le cose che vedrete oggi di costoso non c'è praticamente niente. Ve lo dico sinceramente. No, forse il prodotto più costoso è questo che vi mostro ora. Allora, Paula's Choice è un marchio che mi incuriosisce moltissimo. Ve lo dico, vi dico la verità, perché lo vedo spesso nei video delle ragazze americane che guardo. Da poco è disponibile anche in Italia, c'è anche su Lookfantastic, ma io questo prodotto non l'avevo mai visto. L'ho trovato su Amazon, il prezzo era top, l'ho comprato. Allora, Paula's Choice ha creato una linea di booster, quindi prodotti che si utilizzano da soli, ma non ha senso se no comprati un siero, o miscelati alla tua skincare routine per potenziarla. Sono appunto dei booster. C'è quello alla vitamina C, mi sembra quello ai peptidi o alla niacinamide, eccetera. Questo è un booster di acido ialuronico, che è esattamente quello che in estate io voglio, perché sudiamo, perché perdiamo molta acqua, molti sali minerali e mi piace reintegrarli in questo modo, potendo potenziare un siero, una crema molto leggera che uso in estate perché non tollero texture pesanti. Dunque, questo si usa 1 o 2 volte al giorno sul viso e il collo, o da solo, o addizionato al nostro siero o alla nostra crema di trattamento. E poi dicono, mi raccomando, di mettere almeno un SPF 30 di giorno, sempre, usiamo l'SPF, sempre. Contiene una cosa che mi piace moltissimo, sia sodio ialuronate che hyaluronic acid, poi contiene ceramide NP, ceramide AP e ceramide EOP, e adenosine, pantenolo, e va, poca roba e quella giusta. Quindi sono curiosissima di iniziarlo, questo lo aprirò immediatamente, lo inizierò a miscelare al mio trattamento e non vedo l'ora, appunto, curiosissima. Bene, le ultime cose e poi vi lascio, ho finito. Allora, questo prodotto è un tonico. Infatti, volevo incominciare un nuovo tonico, mi serviva? No, l'ho comprato, sì. No, scherzi a parte, è un tonico questa volta coreano. Perché l'ho acquistato? Innanzitutto, il marchio è It's Tree ed è lo Hyaluronic Acid Toner, che utilizzerò ovviamente insieme al booster. Questo contiene il 50% di hyaluronic acid, allora io ho un dubbio su questo, ve lo dico sinceramente, perché leggevo l'INCI e come primo ingrediente è indicato il sodio ialuronato, ma il sodio ialuronato gellifica già a basse concentrazioni, già all'8-9% è un gel duro, quindi come fa a avere una base di io sodio ialuronato ed essere liquido così? Non lo so, ho dei dubbi, non ho capito se ci sono dei solventi, devo fare una ricerca. Immagino di sì, perché se no non ce lo puoi scrivere sopra. Quindi, comunque, non so se vedete questa cosa qua.
è perché questo prodotto ha vinto un premio importantissimo nel 2016. C'è scritto su Amazon, da cui ovviamente non lo posso tradurre perché è una lingua che non parlo, però proprio un premio molto importante come tipo miglior prodotto dell'anno, e se ho capito bene è stato anche partner di Miss Corea, qualcosa del genere. Comunque è un prodotto super acclamato e che ha vinto un sacco di premi. Il prodotto di per sé è molto molto interessante perché contiene comunque una base di acido ialuronico molto presente, betulalba, credo sia betulla, poi contiene collagene idrolizzato, aloe, una serie di estratti innominabili, poi contiene il pantenolo, pulsatilla coreana extract, ok, non riesco neanche a nominare gli estratti che ci sono, cosa molto interessante perché se non li conosco e non li ho mai visti, la mia pelle non ne ha memoria, quindi la mia pelle risponderà di più. E quindi, visto che vi ho vinto più premi di il concorrente di Bravo Bravissimo, lo voglio provare. Ultime due cose e ho finito. Allora, questo marchio è un marchio che si chiama 71 o 71%. Su Amazon c'è scritto 71%, qua c'è scritto 71%. Comunque, è un marchio di base in realtà francese, ma nato per e dedicato ai surfer. Quindi crea tutti questi prodotti solari e non dedicati alla vita al mare, ma anche agli sportivi e appunto ai surfisti al mare. Ho comprato due prodotti. Allora, il primo è il Moisturizer Face and Body a base di aloe vera, 100% ingredienti e attivi di origine naturali. La cosa interessante è che loro hanno solo 100%, dunque, 100% attivi naturali, idratazione long lasting, hanno degli attivatori di idratazione, fanno sentire la pelle rejuvenating e sono, i packaging sono degli eco packaging. Dicono, il claim del marchio è care about your skin, care about the planet, quindi teniamo la vostra pelle ma teniamo al pianeta. E cool as a cucumber, quindi fresco come il cetriolo, è una crema idratante per face and body per tutti i tipi di pelle, 70% l'acqua sulla terra, 70% l'acqua nel tuo corpo, 1% per il pianeta. Non ho capito il discorso, però mi interessa moltissimo, moltissimo. E anche l'inci qui è molto 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 semplice, poca roba, quella giusta. Questo leggevo che è proprio quando la pelle è assetata e arrossata dopo le giornate passate a fare surf. Il secondo prodotto è quello che mi interessa di più perché è il mio problema, lo ammetto. Quando non sei magrissima, o a volte anche quando sei magrissima, le gambe possono sfregare in mezzo e fa veramente male. Credetemi, fa veramente male d'estate perché col sudore ti irriti. Bene. Questo prodotto si chiama Multipurpose Balm, 100% attivi di origine naturale, Second Skin Care and Recovery. Ho letto che è stato ispirato proprio alla Pau Pau, quindi alla papaya fermentata australiana, ed ha un potere riparatore incredibile. Si può utilizzare dappertutto, è proprio multiuso ed è a base appunto di papaya e cerdabeil, come si traduce, aiutatemi. Non mi aiuto, non c'è scritto cerdabeil. C'è ad alba? Vabbè, non lo so, comunque, non mi viene, perché sono stanca, scusatemi. Comunque si può utilizzare labbra, zone secche, talloni, gomiti, mani e zone irritate. Infatti è nato proprio per le zone da sfregamento con la tavola da surf, dove sfregate che vi irritate. Questo viene al mai con me. Bello, bello, bello scoprire marchi nuovi, mi piace tantissimo. Bene, questo è tutto il mio mega, uber, iper shopping su Amazon, ma non sapete come mi diverto a cercare nuove realtà commerciali, nuove aziende, nuove idee, mi piace da impazzire. E mi raccomando, se avete scoperto qualche chicca, scrivetemelo qua sotto. Se vi va, se i miei video mi piacciono, se volete far crescere il canale, iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, fate vedere i miei video alle vostre amiche e amici spendaccioni. Un bacione, al prossimo video.